Allora, proseguendo il discorso, poi Mary Daly cita anche il discorso per quanto riguarda la prostituzione e per quanto riguarda l'aborto, che poi affronterà più in là negli altri capitoli. Secondo questa analisi esiste un'ostilità di fondo tra buona parte dell'insegnamento morale cristiano tradizionale e le aspirazioni delle donne. Ridotte a una condizione di asservimento alla specie come strumenti di riproduzione, esse non possono elevarsi al di sopra della loro condizione. La ragione profonda che dai tempi più remoti vuota la donna al lavoro domestico e le impedisce di prendere parte all'edificazione della società è il suo asservimento alla funzione generatrice. Ovviamente non si può incolpare la Chiesa per questo fatto biologico fondamentale. Ciò che intende dire la Debevoir è che la Chiesa contribuisce a mantenere tale asservimento anche dopo che la scienza ha reso possibile una liberazione e lo fa appunto vietando alla donna i mezzi più efficaci per prevenire successive maternità non volute. Ne perpetua poi l'asservimento anche in un altro modo, in quanto il suo insegnamento suggerisce che l'attività professionale della donna sposata deve essere vista con sospetto. Esclusione dalla gerarchia ecclesiastica. Un'analisi dell'opera della Debevoir fa emergere un quarto punto importante di critica alla Chiesa, cioè che la Chiesa, escludendo le donne dalla gerarchia, contribuisce in misura notevole a inculcare in loro un senso di inferiorità e a causare una confusione psicologica. Gli emissari di Dio sulla terra, il Papa, i vescovi di cui si bacia l'anello, il prete che dice messa, che intercede, che ascolta le colpe del peccatore inginocchiato nel segreto del confessionale, sono tutti uomini. La religione cattolica, più delle altre, esercita su di lei un influsso quanto mai inquietante. La sua esclusione dalla gerarchia ha un significato psicologico diverso da quello della sua esclusione da altri gruppi autorevoli, perché si collega con l'idea della divinità come entità maschile. In ginocchio, nel profumo dell'incenso, la fanciulla si abbandona allo sguardo di Dio e degli angeli, sguardo d'uomini, perché fondamentalmente tutta la teologia su Dio è stata scritta dai maschi. E tra l'altro, per quelle che poi sostengono che esistono delle donne dottore della Chiesa, tra l'altro sorvoliamo sulla comicità di un termine maschile, il termine dottore, riferito a delle donne. Anche questo è emblematico, perché non esistono dottoresse della Chiesa. Esiste la donna dottore della Chiesa, proprio perché in realtà è una donna che non è donna, una donna virilizzata. Per quelle donne dottoresse, cioè dottore della Chiesa, che qualcuno cita sempre, ecco, quando si dice di dire che la Chiesa riconosce dignità all'intelletto femminile, non è vero, perché non sono donne che hanno innovato la dottrina o che hanno pregato un Dio padre, sono semplicemente delle donne che, cioè un Dio madre, sono semplicemente delle donne che si piegavano in docile remissione ai dogmi della Chiesa. Santa Caterina, Santa Teresa di Lisieux, Santa Edith Stein, tutte donne, o anche Hildegarda di Bingen, tutte donne che in realtà andavano avanti a pregare il Gesù Cristo maschio e il Dio Padre, e andando avanti a sostenere la gerarchia fondamentalmente maschile della Chiesa. Quindi proprio per questo che in realtà erano donne sopportate e tollerate. Non perché fossero donne teologhe che innovavano la dottrina della Chiesa, perché Mary Daly, che ad esempio si occupava di teologia e che ha innovato la dottrina della Chiesa, non è considerata dottore della Chiesa. Anzi, quindi attenzione a non credere che perché esiste Caterina da Siena e Santa Teresa, che non erano affatto donne che hanno aiutato le altre donne, tra l'altro, anzi erano donne che aiutavano proprio i maschi a imporsi in terra, non è che perché vengono giudicate dalla Chiesa dottore. Sono donne che hanno fatto qualcosa di buono per la condizione femminile, non hanno fatto niente di buono per la condizione femminile. E questa idea è rafforzata dal fatto che Dio viene chiamato padre, che Cristo è maschio, che gli angeli puri spiriti hanno nomi maschili, Raffaele, Michele, Uriele. Gli effetti si possono constatare in molte donne devote e in presunte mistiche. Sì, appunto, come poi dicevo, che in realtà sono donne che appunto in realtà chiamavano Dio Padre e si prostravano al Cristo maschio, Caterina da Siena ad esempio. E così si incoraggia la tendenza a stabilire un'equazione tra il sesso maschile e il divino. Anche oggi questa cosa è così, anche oggi.
E questo condizionamento porta a una mutilazione disastrosa. L'unica possibilità concessa alle donne di trionfare di questa loro natura degradata è chiaramente la docilità verso il maschio, unico intermediario tra loro e un dio maschio. Ok, allora ora dico che posso iniziare a leggere il secondo capitolo, che poi comunque credo che finirò anche in un terzo video, ecco, perché questo capitolo qui è assolutamente fondamentale ed è bello concentrato. Tra l'altro adesso leggerò, perché Mary Daly li cita a fine libro, ecco, le note, con tutte le frasi specifiche dei padri della Chiesa, che leggerò appunto via via. Allora, capitolo secondo. In questo capitolo secondo lei fa un excursus storico partendo dal periodo della patristica, di cui il nome più famoso è Sant'Agostino, per cui rimando alle videoletture che ho fatto di lui, su Sant'Agostino, se spulciate il mio canale le trovate. Poi analizza il periodo della scolastica, di cui il nome più famoso è Tommaso d'Aquino, per cui rimando alla serie di videoletture che ho fatto su di lui. E poi per quanto riguarda la condizione del primo Novecento, ecco gli anni 30, che adesso appunto vedremo. Allora, partendo dalla Bibbia, la Sacra Scrittura. La Bibbia ci mostra la condizione molto insoddisfacente, spesso infelice, delle donne nei tempi antichi. Gli autori dell'Antico e del Nuovo Testamento erano uomini del loro tempo e sarebbe ingenuo supporre che fossero esenti dai pregiudizi di allora. Quindi è un procedimento assai dubbio quello di costruirsi un'idea della natura femminile, del piano di Dio sulla donna, partendo dai testi biblici. Come ha ammonito un teologo, stiamo attenti a non tradurre in termini di natura ciò che è stato scritto in termini di storia. Allora, per quanto riguarda l'Antico Testamento, gli autori cristiani lungo i secoli hanno sfruttato al massimo il racconto della creazione di Eva contenuto nel Genesi, nonché l'ubicazione della costola. Tutto ciò, unitamente al ruolo di tentatrice svolto da Eva nel peccato originale, è stato interpretato come una dimostrazione inequivocabile dell'immutabile inferiorità della donna. Un'inferiorità non solo fisica, ma anche intellettuale e morale. Per approfondire questo concetto qui, rimando alla videolettura che ho fatto della donna secondo la scolastica, la triplice inferiorità della donna secondo la scolastica. E tra l'altro adesso, per la gioia dei mascoli cattolici teologi di scolastica, sto anche preparando uno scritto proprio che sarà inerente alla scolastica. Cioè andrò a prendere i loro giochetti verbali, i loro giochetti grammaticali per confutarli e per prenderli in giro. E sto proprio preparando uno scritto contro di loro che poi farò uscire sul mio blog, farò uscire in PDF e per la gioia di questi mascoli cristiani andrò anche a postare su qualche blog, su qualche forum, ecco, appena appunto mi iscrivo a qualche community scolastica, così appunto sarà possibile appunto prenderli un po' in giro per quanto riguarda questi loro concetti di scolastica. Che Lunaria le Défend Fatale impara e poi rivolta contro di loro, sia chiaro. Poi l'uso che è stato fatto dei testi dell'Antico Testamento per rafforzare i pregiudizi sessisti rivela per lo più una totale incapacità di rendersi conto non solo che la coscienza umana in generale si evolve, ma anche che tale evoluzione di pensiero è già constatabile nello stesso Antico Testamento ed è molto significativa. Il fondamento sul quale costruire tutta l'argomentazione per asservire la donna viene trovato nel più antico dei due racconti della creazione, il documento Iavista, del capitolo 2 del Genesi, che si è voluto utilizzare come base del pensiero cristiano, mentre non si è prestata molta attenzione al racconto del documento sacerdotale, che si trova nel capitolo 1 del Genesi e che fu scritto molti secoli dopo, né si sono comprese le sue implicazioni. Allora, per chi non la sapesse o non l'avesse mai letto, se voi leggete la Genesi, compaiono due racconti della creazione. Allora, il primo raccontino è un raccontivo dove Elohim crea Adam, maschio e femmina contemporaneamente, quindi androgeno. Il secondo raccontino, che si trova qualche pagina dopo, qualche versetto dopo, è il raccontino dove Yahweh, il Signore, quindi non più Elohim, ma il Signore, crea prima Adamo e poi Eva.
Per quanto riguarda il pensiero cristiano, è stato soprattutto utilizzato fino ai primi del Novecento, soprattutto questo racconto, perché questo racconto che identificava Eva come creata come seconda serviva a giustificare il fatto che la donna fosse di serie B. Se andate a leggere proprio la Genesi, voi troverete questi due raccontini, il primo dove vi è la creatura maschio e femmina, quindi androgeno, creata in simultanea, il secondo creato appunto dal Signore Yahweh. Creata appunto prima come maschio e poi come femmina. E quindi è importante già sapere questo. È pure degno di nota che anche il tema della divisione dei ruoli viene collocato nel contesto delle conseguenze del peccato, e qui è l'uomo che svolge il compito di dominare la natura, mentre la donna viene vista soltanto nel contesto delle fatiche connesse con la riproduzione della specie. Ecco, allora poi concludo leggendo per quanto riguarda la condizione di San Paolo, e poi in un terzo video affronteremo appunto il periodo patristico. Allora, per quanto riguarda il Nuovo Testamento e San Paolo, per le usanze di quel tempo, come quella che le donne andassero velate, Paolo cercò una giustificazione teologica, e ciò spiega in parte il riferimento da lui fatto a Genesi 2:1, in 1 Corinzi 11,7 e successivi, che egli interpreta nel senso che la donna sia destinata all'uomo, ma non viceversa. Ed è qui che troviamo l'idea che l'uomo sia immagine e gloria di Dio, perché è creato per primo, mentre la donna sarebbe la gloria dell'uomo, perché è stata creata per seconda e partendo dalla costola. Segue poi questa frase, fortemente influenzata dalla cultura di allora, che fu sempre citata con gusto dai predicatori: e infatti non l'uomo deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo, né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Allora, uno dei passi più spesso citati è naturalmente il seguente: le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore. Il marito infatti è il capo della moglie, come anche il Cristo è il capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo. E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto. Qui si capisce che Paolo stesso va a identificare Cristo con il marito e poi la Chiesa, ovvero la comunità di persone, con la donna. E questo parallelismo è ancora presente. Ecco, niente, poi ecco, adesso inizia il periodo patristico. Visto che è bello corposo, lo inizio in un terzo video.